Qualche giorno fa abbiamo portato finalmente Alissa a fare la visita ortottica e abbiamo confermato che è iper simpatica, iper divertente, iper carina e anche iper metrope, perciò le ci vogliono gli occhiali. Ciao ragazzi! Ciao! Come sapete, l'altro giorno Alissa ha messo l'apparecchio, ma non era ancora soddisfatta, perché mancava ancora qualcosa, vero Alissa? Sì. Che cosa? Gli occhiali. Mancano anche gli occhiali e oggi li andiamo a scegliere, o almeno ci proviamo. Andiamo a vedere qualche montatura e se Alissa troverà quella giusta, allora li ordineremo, altrimenti continuiamo a cercare. Andiamo a vedere se le troviamo, vai! Yeah! Ok, come prima prova vediamo qui da Pianeta Occhio. Insomma, se non troviamo gli occhiali in un pianeta fatto proprio per l'occhio. Questi li voglio io. Che belli! Questi sono veramente carini, Alissa. E c'è anche blu, vedi? Vediamo. E anche questo, sì. Poi con la calamita. Bene, scegli con calma. No, questi sono i più originali, però. Vediamo il viola, colore preferito di Alissa. Non ci stai male. Poi, guardate che bello questo. Tada! Questi hanno anche, cosa hanno? Un fiocchetto qua. Molto carini, fammeli rivedere un secondo. Siamo arrivati alla scelta definitiva. Questi, ma visto che Alissa era troppo indecisa, abbiamo deciso di prenderli tutti e due, così se li può cambiare come un bel vestito. Vediamo l'altro paio, erano troppo belli per sceglierne solo uno. E quando c'è il sole, tac. Sei contenta? Sì. Bene, allora fra 2-3 giorni saranno pronti e li verremo a prendere. Grazie. E adesso andiamo a festeggiare nel modo preferito di Alissa. Stasera siamo da Goya. Veramente un posto carinissimo. Guardate, c'è anche un albero rosa qui vicino a noi. Abbiamo ordinato qualcosina, eh? Vabbè, ma gli occhiali nuovi vanno festeggiati. E poi io non ci vedevo più dalla fame. Le grandi battute di mamma, eh. E Alissa, sono passati 2 giorni e guarda un po' cosa si è materializzato nella scatola delle sorprese. Vediamo. Sono arrivati gli occhiali! Sì! Eccoli qua! Occhiali? E io gli occhi? Servono a me gli occhiali? No, tu vedi bene. Ah, adesso vedo meglio. Molto, molto meglio. Grazie, questi prendo. Ah, dammeli. Prendo io, grazie. Ok, grazie Pollo per il tuo intervento. Guarda, devi rompere tutto e vediamo un po'. Però ha lasciato il Vediamo un po' questi occhiali. Allora, questo è un sacchettino per metterci quelle lenti da sole. E vai. Vediamo. Unboxing. Prendiamo quelli Polar. Ok, per pulire le lenti. Ed eccoli qui! Sì? La clip? È già attaccata, vedi che sono scuri? Oh! Vediamo? Come ci vedi? Strano! Prova un po' con l'occhio. Allora, l'occhio che vede male è questo. No, questo. Ah, è questo, hai ragione. Questa è una lente che è stata lasciata neutra. Quindi qui praticamente è soltanto trasparente. Questo invece ha la correzione. Prova un po' a guardare da lontano adesso. Non vedi tanto la differenza. Non la vedi, però c'è, perché il tuo occhio con queste lenti ora finalmente lavorerà. Perché tu quell'occhio lì non lo usavi. Che cica mala. Vediamo un po' gli altri. Devi spingere e poi aprire. Oh. Che belli questi. Questi sono gli occhiali eleganti. Wow. Eccoli qua. Troppo carina, ci stai troppo bene. Lo so, mi piacciono molto questi. Questi mi piacciono proprio così. E invece questi mi piacciono perché sono viola e hanno la clip. No, a me piace con tutte e due, sinceramente. Hai due, proprio cambi aspetto. Senza occhiali, con occhiali, con gli altri occhiali, con gli occhiali da sole. Abbiamo 4 versioni di Alissa, tutte e 4 belle.
Ok, e adesso Alissa, mi raccomando però, non è che adesso te li devi mettere soltanto per un periodo, perché è la novità, perché sono fashion, e poi cominciamo a non metterli più, questi vanno portati sempre, anche perché tra due mesi, hai il controllo, e l'ottica se ne accorge se tu non li hai portati, e ci dice: ma come, dopo 2 mesi ancora nessun miglioramento? E poi ti rimette le goccine. No. Ecco, vogliamo evitare. Sì, vabbè, gli occhiali da sole in casa però sono un po' strani. Comunque è una figata questa cosa degli occhiali che diventano da sole così, Perché qui hanno i magneti. Eh sì, attenta a non farli attaccare all'apparecchio allora. Va? È vero. Guarda. Ok. Ma quindi io posso pure... Ali, non cominciamo con questi esperimenti, per favore. No, non puoi. O li metti o li togli. E quando non li metti, mi raccomando, mettili bene via. Qua. No, la clip qua. E lì gli occhiali. Questi sono i miei. E questi, quelli di Alissa. Sono più belli quelli di Alissa, in effetti. E questa sono io con gli occhiali. Oh, ma ancora lo scaldacollo da prima che ero uscita. Ecco qua. E eccoci qua. Tutte e due, 4 occhiate. Allora ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo look di Alissa. Ma mi raccomando, dite solo cose belle, perché altrimenti poi dopo cominciano a venire i dubbi: ma forse ci sto male. Ma no, ma mi piace. Ci stai troppo bene. Sì, comunque se là dentro mi scrive: no, se stai male, che brutta. Allora non importa, a me piacciono. Non ti importa? No, infatti a me piacciono così. Perché mi piacciono tutti e due? Perché questi sono molto belli, perché sono proprio eleganti. E poi sono proprio belli. Sì, mi piacciono perché sono viola, hanno la clip, sono belli. Sono belli e ti fanno bene. Ecco, non solo sono fashion, sono anche utili. Va bene. E allora, ragazzi, questo video con questa grande novità per oggi è finito. Speriamo che vi sia piaciuto e soprattutto di avervi dato ispirazione. Se dovete mettere gli occhiali, mi raccomando, seguite l'esempio di Alissa e fatelo con gioia, perché è una cosa molto bella. E poi anch'io adesso ho gli occhiali. Ecco. Oh, bene, sto meglio, vero? Però forse servirebbero più della mia taglia. Diciamo proprio di sì. Oppure posso mettere le lenti a contatto? No. Sì, dai, così. Già. Così non copro i miei bellissimi occhi. Guardate quanto sono belli. No, non sono lenti a contatto, quelli sono i miei occhi. Mi hai appena messo un dito nell'occhio. Ma ti sembra normale? Sì, perché sei di plastica. Non è plastica, quello è il mio corpo. E poi guarda, sono di carne morbida. No. Vabbè ragazzi, allora i saluti li faccio io, perché vi ricordo che io sono il protagonista di questo canale. Ci vediamo al prossimo video. Ok, bene, opossum. Spero che i due occhiali vi piacciono e... se dovete metterli, scrivetecelo. Esatto. E noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. L'ho detto. Ciao.